Dottor Mallis, lei ha pubblicamente dichiarato che non ci sono prove certe che l'HIV causi l'AIDS ed è un critico severo della condotta delle case farmaceutiche. Ha sofferto ripercussioni? Se per ripercussioni si intende l'essere tenuto lontano dai convegni internazionali sull'AIDS, beh, sì, mi è successo. Ci sono personaggi che, nonostante il peso della mia autorevolezza scientifica, sperano sempre che io venga messo a tacere. E sarete sorpresi nell'apprendere che qualche anno fa arrivarono al punto da spedirmi un assegno di $6,000 affinché non mi presentassi a un convegno al quale essi stessi mi avevano invitato. Anzi, ricordo che tempo prima la Wellcome mi aveva addirittura pregato di accettare l'invito a quel convegno. Quasi mi supplicarono di andarci. Poi la Glaxo si comprò la Wellcome ed ecco che per me, di colpo, non c'era più posto. Da quando mi sono opposto all'incompetenza con cui certi miei colleghi hanno venduto al mondo la teoria dell'origine virale dell'AIDS e da quando ho criticato il farmaco AZT, non vengo più pubblicato sulle riviste scientifiche che prima mi accoglievano senza riserve. Ho inoltrato 22 richieste di finanziamento per la ricerca e non ne è stata approvata neppure una. Neanche quelle per la ricerca sul cancro, dove io sono famoso per essere stato il primo scienziato al mondo a scoprire un gene oncogeno. Vedete, in questo paese sono gli scienziati stessi che decidono se un ricercatore possa o no fare carriera, perché la distribuzione dei fondi di ricerca passa per le loro mani. Qualunque dissenso che metta in pericolo le loro carriere miliardarie viene stroncato. La reazione al mio dissenso, anche se non mi sono mai alleato a Duisberg e Mallis, è stata severa. Una volta sedevo con Robert Gallo ai maggiori convegni sull'AIDS. Oggi non mi invitano più. Il mondo della ricerca sull'AIDS è più malato dei pazienti che dovrebbe aiutare, perché è tutta una corsa al marketing, sotto il giogo dell'arroganza delle case farmaceutiche che nella furia del profitto vendono farmaci a volte letali.